Whisper ringrazia tutti e volta il saluto agli organizzatori e ai partecipanti così numerosi. Io mi sono già congratulato, sono arrivato da poco, ma mi sono già congratulato con gli organizzatori, col presidente, con Solari e con Sergio Lamazia, che sono oltre che degli organizzatori e degli amici. Mi sono complimentato perché veramente tutti gli anni questa manifestazione cresce, a dimostrazione che il lavoro fatto bene alla fine paga. Io che devo dire agli amici di Santo Stefano, complimenti, complimenti vivissimi, perché oltre al divertimento e alla promozione del suo territorio, che è un territorio bellissimo, li gratifica e dovessero orgogliosi, perché l'unica moneta pagante è quella che alla fine, contenti che non succeda niente, contenti del numero dei partecipanti, perché il numero dei partecipanti quest'anno sono quasi 1000, dico, dopo 3 o 4 anni che la manifestazione cresce anno per anno, dico che mi vuole solo rendere contento. Questa è la nona edizione della Gran Fonda dell'Argentario, una gara che ci siamo inventati un gruppo di amici del gruppo ciclistico Montargentario per valorizzare il territorio, per far conoscere le bellezze dell'Argentario, perché l'Argentario, ci teniamo a sottolineare, non è soltanto mare ma è anche l'interno. Abbiamo dei bellissimi percorsi in mountain bike e ci piace farli conoscere. La prima edizione è stata una bella soddisfazione perché sono partiti in 200 ciclisti. Quest'anno raggiungiamo il tetto di 1000 partecipanti e ci fa molto piacere dire che una cinquantina sono i grossetani, ma tutto il resto sono tutti amici ciclisti che vengono da tutta Italia. Quest'anno per l'ennesima volta ospitiamo il campionato italiano dell'aeronautica militare e quindi ci sarà il campione dei campioni dell'aeronautica militare, e questo per noi è un motivo anche d'orgoglio, perché l'aeronautica militare ci dimostra che ogni anno gli fa piacere venire all'Argentario. La Gran Fonda dell'Argentario di mountain bike, organizzata dal gruppo ciclistico Montargentario e dalla WISP, coniuga una serie di aspetti estremamente significativi ed importanti. Innanzitutto lo sport, il contatto con la natura, la bellezza del paesaggio. Un mix di cose che riesce a trasportare un numero impressionante di partecipanti. Oggi, 22 marzo 2015, è stato sfiorato il numero dei 1000 iscritti, 968 per la precisione, autentico record per questa manifestazione unica nel suo genere, dove è possibile ammirare l'intero Argentario, da Porto Santo Stefano a Porto Ercole, con visuali davvero fantastiche sul mare della Costa d'Argento. Insomma, la Gran Fonda dell'Argentario è uno splendido biglietto da visita per la stagione turistica. E allora, chi ci sta seguendo, colga l'occasione per visitare l'Argentario, non soltanto in estate quando è appunto la stagione clou, ma in ogni giorno dell'anno. È davvero bello venire all'Argentario, e la Gran Fonda dell'Argentario anch'essa merita di essere vista e magari partecipata se siete appassionati di ciclismo. Ma sicuramente questa Gran Fonda lo dimostrano i numeri dei partenti, tutti gli anni aumentano, e la bellezza, allora, del paesaggio dell'arcipelago qui dell'Argentario è veramente spettacolare. Merita farlo sia in gara che fuori gara come turista. È un percorso molto tecnico e bellissimo. Balducci è andato via subito all'inizio, poi dietro siamo rimasti io e Rispoli, e abbiamo fatto gara insieme. Poi sulla salita lunga verso il 25esimo chilometro sono riuscito un po' a avvantaggiarmi, e poi ho mantenuto la seconda posizione sulla lunga discesa finale. È il primo anno che vengo a questa gara, l'anno scorso ero venuta ma in veste di accompagnatrice del mio ragazzo che ha corso anche lui oggi, che ha fatto secondo assoluto, quindi diciamo è stata una bella soddisfazione sia per me che per lui. Una bellissima gara, molto tecnica, sia in salita che in discesa, un bel percorso, soprattutto un bel panorama. Adesso sono 8 anni che faccio agonismo, è uno sport divertentissimo perché è un momento di aggregazione con gli amici durante il weekend, unisce fatica fisica e tecnica allo stesso tempo, e non potrei fare sport migliore, credo. E oggi ho fatto questa prima esperienza a Porto Santo Stefano in una cornice favolosa, e naturalmente voglio e mi piace promuovere la bici sia su strada che fuori strada, perché è il modo più sano di
di vedere posti bellissimi in Italia e in Maremma.